Buon pomeriggio a tutti, vogliate scusarmi, ma l'arte oratoria non è uno dei miei pregi, soprattutto quando mi trovo di fronte a un pubblico. Abbiate comprensione se leggerò il mio intervento. È prassi iniziare con un elenco di ringraziamenti, vero? Benché non amo seguire pedissequamente le regole del bon ton e del politicamente corretto, in questa occasione, visto che i ringraziamenti sono autenticamente sinceri, inizierò il mio intervento ringraziando. Ringrazio di cuore la dottoressa Misdea, direttrice del MILS, che ha inserito per la seconda volta la corrente artistica della Mail Art all'interno della manifestazione delle giornate del patrimonio europeo. Ringrazio di cuore Rosanna Moneta del comitato UNICEF di Saronno che, dopo l'appoggio ufficiale dello scorso anno, anche quest'anno ha significativamente contribuito a dare il via alla seconda edizione dello scambio delle mail art. Ho apprezzato molto la sua idea di proporre per questa occasione un laboratorio propedeutico di mail art sul tema stili di vita. Posso fare la differenza? L'occasione mi è gradita per invitarvi a sostenere il gravoso impegno dell'UNICEF in favore di oltre 1 milione di bambini che stanno subendo senza colpe le terribili conseguenze della incivile guerra civile in Siria. Ringrazio di cuore Carla e Giulio della libreria Pagina 18 per il loro sostegno. Quindi, grande merito alle persone appena citate che in questa giornata europea del patrimonio stanno offrendo a tutti noi l'opportunità di far partire una seconda edizione dello scambio di mail art tra i bambini e i ragazzi del territorio del Saronnese e i loro coetanei di alcune città europee. Occorre ricordare che l'idea del primo scambio mail artistico va attribuito a un'intuizione della dottoressa Misdea, che seppe unire due coincidenze legate alla mia persona: essere un mail artista ed essere un ambasciatore. L'idea di utilizzare la mail art come modalità per attivare le relazioni internazionali rappresentava il mezzo ideale per superare lo scoglio della comunicazione tra lingue diverse. E la presenza in Saronno dell'ambasciata di Zupis rappresentava l'elemento in grado di attivare un coinvolgimento della controparte lituana. Nacque così la prima edizione, sostenuta dall'amministrazione comunale con il coinvolgimento aperto a tutte le scuole del Saronnese. E così aderirono all'appello alcuni insegnanti delle scuole Alessandro Manzoni, Aldo Moro, Gianni Rodari e Vittorino da Feltre. Questi insegnanti, accogliendo il progetto, consentirono ai loro ragazzi la possibilità di relazionarsi con i loro coetanei di due scuole di Vilnius Zupis. L'iniziativa si concretizzò grazie ai patrocini dell'amministrazione comunale di Saronno, dell'ambasciata d'Italia di Vilnius attraverso l'Istituto Italiano di Cultura, del Ministero degli Esteri di Zupi. Si concretizzò anche grazie alle adesioni del Comitato Provinciale di Varese dell'UNICEF attraverso il fattivo impegno di Rosanna Moneta, responsabile locale, del Museo MILS di Saronno, che concesse gli spazi per le mostre delle opere dei ragazzi, di attività commerciali, il Cortile, la Triestina, Immis Illuminazione, che esposero nelle loro vetrine per 12 giorni le opere dei ragazzi. Si concretizzò anche grazie alle sponsorizzazioni delle attività imprenditoriali saronnesi, il Mago del Caffè, Break Hill Pub, Piccolo Bar, l'immobiliare.com. E così, in presenza di una grande volontà collaborativa, tutto andò a buon fine, come è stato ampiamente documentato dalla Web TV Piero da Saronno e dagli articoli di varie testate giornalistiche locali. Permettetemi di sottolineare due concetti riguardanti l'ambasciata zupiana in città, che per miei limiti comunicativi non sono ancora riuscito a far assimilare a molti. Uno, anche questa nuova edizione dello scambio mail artistico, l'ambasciata è
semplicemente un tassello del mosaico utile ed indispensabile nella stessa misura, quindi né più né meno, di quanto lo sono tutti gli altri tasselli che vorranno collaborare. L'ambasciata è presente sul territorio per la promozione delle arti e delle relazioni tra gli artisti. L'ambasciata ha la peculiarità di essere extra partes, non super partes, non è al di sopra delle parti, ma è fuori dalle parti. Nei rapporti che intercorrono tra le attività commerciali e le associazioni operanti sul territorio. Quindi non ha motivo di schierarsi pro o contro nessuno e si muove esclusivamente con grande spirito inclusivo. Su ogni idea, su ogni progetto, da chiunque presentatole, purché non interferisca con i 41 principi della Costituzione zupiana. Le parole di Romas Lileikis, cofondatore della Repubblica, rendono bene l'idea di questa inclusività uzupiana. Lui dice: Uzupis è come il vento, soffia. Soffia per tutti. Coloro che srotoleranno le loro bandiere daranno la possibilità a tutti di vederle sventolare. Per la bandiera, sventolare è vivere. Ora si tratta di far partire, possibilmente ampliando le adesioni, con il più autentico spirito inclusivo. Ovviamente si dovranno affrontare quattro fasi. La prima fase è quella di oggi, che consente nella conferma o riconferma delle adesioni ufficiali, rivolta a coloro che espliciteranno il piacere di attivarsi per mandare a buon fine l'evento, indicando i termini del loro fattivo apporto, in qualità di patrocinatore, di sponsor o di sostenitore. La seconda fase è l'azione vera e propria dei ragazzi. Occorre far partire la fase di realizzazione delle opere con i propri alunni. È mio auspicio che le opere prodotte dai ragazzi possano essere pronte già entro mercoledì 6 novembre. Tale data è legata alla terza fase. La terza fase, infatti, è l'exhibition delle opere in partenza, un passaggio che avrà bisogno di manodopera per l'allestimento, prevedetelo, segnatevelo in agenda. Come lo scorso anno, la mostra sarà itinerante in varie sedi cittadine, nel periodo che va dal 9 al 30 di novembre. La quarta fase è l'exhibition delle opere che arriveranno a Saronno. Verosimilmente sarà da pianificare tra la fine di febbraio e la metà di marzo. Segnatevelo in agenda. Andrà individuata l'occasione e lo spazio con una significativa visibilità e si dovrà allestire poi il tutto rimboccandosi le mani. Maniche, senza dimenticare la promozione adeguata pubblicitaria. Sono a chiedervi: c'è la volontà di ripetere questa esperienza? C'è la volontà di aiutare i ragazzi in modo che anche questa volta riescano a concludere il loro lavoro mail artistico? Oppure vogliamo dire loro che non la riconfermiamo, che in quanto non siamo loro, non sono in grado di muoversi autonomamente, hanno bisogno di noi? Sta a ciascuno di noi offrire la propria disponibilità nei confronti dei ragazzi, diventando una delle tessere di questo mosaico. Si parte oggi, forza! Comunicateci le vostre adesioni e la tipologia della vostra offerta di sostegno, collaborazione. Due parole ora su cos'è la mail art o arte postale. Si tratta di uno scambio di opere artistiche tra un mittente e un destinatario, uno scambio che prevede l'utilizzo del servizio postale per far viaggiare le opere. Sappiamo che ciascuna opera d'arte racchiude in sé dei messaggi che l'autore generalmente intende comunicare a chi guarda il suo lavoro. Ecco che la mail art trasforma questo rapporto di comunicazione tra artista e fruitore da impersonale a strettamente personale, tanto personale da provocare una reazione che spinge il destinatario a rispondere adeguatamente. Dal 1962 Ray Johnson
ha codificato e assegnato il nome di mail art a un diffuso modo di relazionarsi in uso tra gli artisti, che da tempo utilizzavano la corrispondenza come mezzo espressivo riferito alla loro arte. Infatti la mail art fondamentalmente ha il pregio di utilizzare l'immagine, il segno grafico per comunicare. Si tratta semplicemente di tramutare il messaggio, il concetto, in un'immagine. Una modalità che rende il messaggio e il concetto facilmente decifrabile dai destinatari, prescindendo dalle loro lingue madri. Vista la complessità del tema, che se affrontato con una spiegazione troppo sintetica rischierebbe di essere banalizzata a semplice gioco tra artisti burloni o sui generis, vi rimando alla visione della mostra allestita appositamente per voi. Grazie di tutto. Allora, io aggiungo poche cose rispetto a quello che Giampaolo ha già detto ampiamente. Ha spiegato qual è il nostro progetto, il nostro obiettivo, cos'è la mail art e quindi tantissime cose alle quali mi aggancio con qualche idea sull'esperienza fatta l'anno scorso e qualche considerazione personale. Allora, l'anno scorso il lavoro, come è già stato detto, è stato fatto con diverse scuole di Saronno e con la media Manzoni di Uboldo, dove io insegno, e devo dire che i ragazzi hanno a fine anno hanno scelto delle mail art, hanno cominciato a spedirle con i loro compagni di Vilnius e hanno iniziato una bella relazione. Questo è servito loro innanzitutto per conoscere così persone che magari neanche si pensava esistessero, poi per imparare l'inglese, perché devono comunicare in inglese, e questo per noi italiani è ancora una lacuna enorme, perché parlano inglese ovunque tranne che nel nostro paese, quindi magari qualcuno ci dovrebbe anche pensare a rimediare a questa cosa. Quindi veramente una bella esperienza. Ci riproviamo, vediamo quest'anno, aspettiamo i bambini, aspettiamo i ragazzi che abbiano voglia di riprendere le fila della comunicazione e di riscoprire soprattutto la bellezza dello scrivere, perché oggi la tecnologia li ha abituati agli sms, all'email, eccetera eccetera, però purtroppo manca proprio la bellezza dello scrivere, no? E far passare il messaggio che se io scrivo una lettera, una cartolina, poi a distanza di anni la ritrovo nel cassetto come segnalibro, è proprio bello, no? Perché è come ripercorrere a ritroso anni di vita, anni di esperienza che magari si dimenticano, no? per tanti motivi. Quindi questo è un lavoro che a me piace fare, che io faccio e farò anche quest'anno con i miei ragazzi, e spero veramente che più scuole, più insegnanti abbiano voglia di partecipare a questa attività. Poi, altra considerazione personale, io sono responsabile di questo museo, Museo delle Industrie del Lavoro del Saronnese, e vorrei che veramente passasse oramai l'idea, non mi stancherò mai di dirlo, che il museo non è più il luogo di conservazione di quello che è la storia locale. Il museo è il luogo di incontro di tutto quello che in ambito culturale, in senso lato, veramente può avvenire. Questo è un obiettivo molto, come dire, ambizioso. Però credo che noi, insomma, le persone che oggi avranno voglia di partecipare riescano a condividere veramente questo mio progetto, che non vuol dire cambiare il mondo perché è impossibile, però se ognuno riesce a fare un piccolo passo, un piccolo tassello in quello che prima ho sentito dire dal nostro primo cittadino, e gli rubo proprio questa cosa, che se all'interno di ogni comunità ognuno facesse il proprio compito, che vuol dire essere responsabili, che vuol dire segnalare le cose che non vanno, che vuol dire attivarsi per recuperare le cose che non vanno. Ecco, questo veramente è il senso civico che ognuno di noi dovrebbe far proprio. Io insisto molto, non a caso a scuola noi abbiamo l'ora di cittadinanza e costituzione, per cui vuol dire che se ce l'hanno messa qualche significato ha. Però il lavoro deve partire dagli adulti, nel senso che non possiamo poi pretendere dai piccoli che facciano se poi gli adulti non hanno
o comunque non danno l'esempio. Per cui io spero veramente che in questa città, è un appello che faccio a tutti, siccome Saronno è una città importante perché logisticamente, geograficamente è un nodo territoriale importante, abbiamo tante scuole, oltre a quelle dell'obbligo abbiamo le scuole superiori e sono numerosi, abbiamo un sacco di associazioni, credo più di 200, ognuno si occupa di qualcosa. L'obiettivo nostro è creare una sinergia, usiamo questo termine che oramai è sfruttato, una rete, non lo so, qualcosa che possa riuscire a far collaborare tutte le associazioni, almeno negli eventi più importanti. Perché collaborare non vuol dire che uno tolga qualcosa a qualcun altro. Se tutti si decide insieme di una volta al museo, una volta da un'altra parte, una volta in piazza, cioè voglio dire a prescindere dallo spazio e dal tempo, oggi è la giornata europea del patrimonio. Patrimonio uno lo può intendere in senso lato. Per cui veramente io spero che almeno questi pochi eventi che sono rimasti a livello europeo, a livello nazionale, a livello locale, vengano riconosciuti, ma vengano utilizzati anche come messaggio per rivalutare l'ambiente, cultura e settore cultura che tra l'altro all'Italia può dare tantissimo, ma che purtroppo gli italiani non hanno mentalità di ristrutturare, riprendere, risollevare, non lo so, ognuno usi un po' il verbo che preferisce. Insomma, la nostra idea, il nostro obiettivo è proprio questo, creare di coinvolgere il più possibile le persone in quelli che sono i piccoli obiettivi, piccole cose, non abbiamo grandi pretese, però cerchiamo di unire le forze, di non disperderle, di creare qualcosa di buono, di costruttivo per noi e per i nostri ragazzi. Grazie. Io mi inserisco, ringrazio innanzitutto Miss Dea e Giampaolo, l'UNICEF perché abbiamo voluto unire al messaggio, rompendo le barriere con la mail art, lo scambio interculturale, i nostri ragazzi e bambini che imparano l'inglese, l'abbiamo legato a un tema. L'anno scorso, la prima edizione, era stato lanciato lo slogan "Io come tu, ma i nemici per la pelle". Volevamo sollecitare anche con l'espressione della mail art una riflessione che rompere le barriere, in poche parole, a volte basta poco e ognuno deve partire proprio con una piccola cosa. Quest'anno lo slogan invece è "Stili di vita, io posso fare la differenza", perché l'UNICEF a tutti i progetti ci lega sempre la questione educativa. Siccome la nostra città di Saronno aderisce in via sperimentale a questo progetto con il Ministero delle Politiche Giovanili, poi il sindaco che è qua vicino a me forse vi aggiungerà altro, e allora abbiamo detto facciamo la seconda edizione chiedendo ai nostri bambini e ragazzi di lavorare su questo slogan, "Stili di vita, io posso fare la differenza", perché a volte non servono grandi progetti, è la quotidianità che fa la differenza, un sorriso, un saluto, l'accogliere chi ha bisogno, chi per strada è in difficoltà. E io devo dire che i nostri bambini spesso e volentieri sono quelli che rispetto agli adulti le barriere le rompono immediatamente, e quindi vogliamo con questa nuova edizione lanciare questo slogan con l'auspicio poi che diventi un progetto sperimentale a livello europeo, perché abbiamo informato le UNICEF a livello europeo e vedremo insomma cosa ci porterà. Altro cosa posso dire? Ringrazio Miss Dea perché è sempre disponibilissima per il museo, Giampaolo che ci ha fatto conoscere, vabbè ogni tanto è giusto, ci ha fatto conoscere questa nuova esperienza che io non conoscevo, e poi i nostri ragazzi che si scateneranno. Do la parola al sindaco adesso, grazie. Thank you, merci, welcome in Saronno, bienvenue in Saronno, I'm very happy to meet you. Incomincio con questo piccolo riferimento alle lingue inglese e francese perché siamo orgogliosi di essere cittadini saronnesi, ma lo dico spesso, dobbiamo forse cominciare a sentirci cittadini dell'Europa unita e del mondo intero. Allora io ringrazierei gli organizzatori
Giampaolo e Maria per questa nuova edizione, The New Edition of Mail Art, e perché questo può servire, come già stato detto, a mettere in contatto gli studenti della nostra città di Saronno e del Saronnese con altri studenti del mondo intero, utilizzando la lingua inglese, ed è il futuro, è il nostro futuro. I ragazzi, i bambini vanno oltre i pregiudizi, vanno oltre le paure. Credo che il mondo degli adulti, non solo la politica, ma le famiglie, le scuole, le istituzioni, tutte, certo, devono andare oltre e cercare quello che potrà servire a questo mondo per trovare quello che unisce. Le divisioni ci sono, le paure sono tante, ma partiamo da quelli che sono i bei valori, gli ideali, i sogni, i desideri dei nostri ragazzi, mettiamoli in contatto tra loro, favoriamo questi contatti, questi scambi. E allora, concludendo, perché tante volte poi i politici la fanno sempre troppo lunga e non è questo il momento, credo che si debba ringraziare gli organizzatori per aver riproposto questa edizione di Mail Art e, come avevo avuto modo di dire ed è stato ripreso dalla Maria adesso, domandiamoci che cosa noi, ciascuno di noi, possiamo fare per il nostro paese, per la nostra città, senza aspettare che siano gli altri, le istituzioni, il comune, il governo a fare qualcosa per noi. Solo così potremo sentirci davvero appartenenti ad una comunità, ad un paese, e non avere la presunzione o a volte anche l'arroganza che tutto debba esserci fornito dagli altri e dall'alto. Grazie.